Eccoci, mi sentite? Oh, voi probabilmente mi sentireste anche senza microfono, ma chi ci segue da casa, la novità di questo evento che facciamo qui è che ci possono seguire anche forse da casa, quindi fate finta di essere in televisione. Quindi applausi quando dico cose o diciamo cose interessanti, niente fischi, quando c'è la pubblicità c'è un cartello. Benvenuti a tutti. Io sono Francesco e sono il coordinatore dell'Informa Giovani di Ancona. Qualcuno di voi già mi conosce perché frequenta questo servizio anche in questa nuova veste, in questo locale che non è sottoterra, come ho sentito dire a qualcuno, ma è underground, perché fa più figo e perché sottoterra non è bello finirci finché si respira. Che cos'è questo servizio e che cosa facciamo noi? Noi ci siamo detti che questo è il nuovo Informa Giovani, non solo perché ha questa sede nuova, ma perché ha anche nuove motivazioni e nuovi obiettivi, che io adesso illustrerò in sole 144 slide, dopodiché lascerò, no, sono tre slide in cui mi piaceva darvi il benvenuto, dirvi chi siamo. Sapete tutti che animale è questo? La cui caratteristica principale è? No, cioè sì, però a noi piace del camaleonte non la mutabilità, ma piace più dire che noi siamo come un camaleonte perché abbiamo gli occhi stereoscopici. Che cosa significa? Che abbiamo la capacità, forse speriamo, di tenere gli occhi su due versanti, di praticare uno all'indietro per sfruttare le linee che abbiamo fatto tutti insieme e l'altro in avanti per vedere che cosa accadrà in futuro. Ed è anche un po' lo spirito con cui facciamo seminari, eventi e tavole rotonde come queste, di cui io sono particolarmente felice per due motivi. Il primo perché lo facciamo insieme a degli amici, possiamo dire così, che è Istao oggi, ma che sono anche altri con cui collaboriamo durante l'anno. E il secondo perché mi piace molto quando delle persone si incontrano, perché quello di oggi è un incontro, attorno a un tavolo virtuale o per chiacchierare di temi o per approfondire temi importanti come quello di oggi pomeriggio. Infatti noi non organizziamo eventi, ma quando facciamo queste robe qua per noi non è un evento, anche se Facebook lo chiama così, per noi è incontrare le persone. Ci piace incontrarci, ci piace che chi viene qua possa fare domande, possa imparare qualcosa e uscire più arricchito. L'Informa Giovani non sono solo io, ma sono anche tutte queste persone qua che conoscete, le due Claudia, Francesco sono io, Katie e Serena, perché tutto questo lavoro non si può fare one man show e mi sembrava giusto. Che cosa facciamo? Ci occupiamo di informazione, consulenza orientativa, workshop e seminari come questi. Quindi queste sono le cose che trovate qua per sommi capi. Con che obiettivi lo facciamo? Il primo, autonomia. Per noi visto che oggi poi parleremo di mondo del lavoro e di lavoratori, di forse candidati, visto che abbiamo anche un ospite, un'agenzia, anzi do il benvenuto a Randstad Italia che è qui oggi pomeriggio con noi. Questo è un obiettivo fondamentale per chi vuole presentarsi nel mondo del lavoro e poi crescere. Noi qui cerchiamo di svilupparlo. Crescita. Ogni cosa che facciamo cerchiamo di migliorarci. Per noi questo è un fattore di miglioramento. Quando cresciamo, per noi intendiamo crescere. Speriamo anche che oggi pomeriggio un pochino possiamo crescere tutti insieme. Contaminazione. Questo seminario non l'abbiamo fatto da soli, l'abbiamo fatto con altre persone, con altre organizzazioni, non solo perché è più facile farlo in più persone, ma anche perché crediamo molto nelle relazioni, nei contatti e nel fatto che da oggi in poi possiamo continuare a collaborare. Creatività, questo è uno spazio che pensiamo possa essere anche creativo. La mostra che è allestita qua è soltanto un esempio di che cosa intendiamo per creatività, ma tutte le cose che facciamo cerchiamo di metterci la creatività come stile. Due parole e poi concludo sul tema di oggi, che finiranno anche con una domanda per tutti i relatori, quindi spero che non sia una domanda difficile, o forse sì. Allora non la faccio, tolgo il punto interrogativo.
Le considerazioni che abbiamo fatto sono queste. Questo è come vediamo noi il lavoratore oggi. Abbiamo messo l'immagine di un frullatore perché pensiamo che una, non so se chiamarla soft skill o comunque una capacità di chi sta cercando lavoro oggi o di chi si propone il mercato del lavoro oggi sia quella di riuscire a mescolare le sue competenze in maniera di creare un valore aggiunto. Il frullato è un po' questo, noi possiamo mangiare in questo caso la frutta singolarmente ogni volta, oppure fare un frullato più nutriente con più frutta. Ecco, un lavoratore secondo noi oggi dovrebbe far questo, cercare di capire come mixare, mi piace più questo termine perché non è un frullato casuale, ma è un mix fatto ad arte, delle proprie competenze. E questo è come vediamo noi il mondo del lavoro oggi. Lo so che la prima immagine che viene in mente è il caos, ma io ci vedo anche un'altra cosa, che è una grande organizzazione, perché le strade comunque sono state costruite in maniera ordinata, perché comunque ci sono delle regole per andarci, e poi l'altra cosa che ci vedo è tanta competitività. Se volete andare da un punto A a un punto B non siete gli unici. Oggi se cercate di proporvi sul mercato del lavoro in qualsiasi professione, a meno di casi isolatissimi, non siete soli. E quindi ci sono altri concorrenti, altri player, chiamiamoli così, che vogliono fare la stessa cosa e quindi bisogna misurarsi con loro. E la domanda che ho messo è questa, ho preso spunto una pubblicità diventata famosa sul web, tra il frullatore e il caos delle strade, chi ci sta in mezzo? Chi si mette in mezzo? La stessa domanda che abbiamo fatto un articolo sul blog per lanciare questa tavola rotonda è proprio questa. Le agenzie di lavoro di cui parleremo oggi stanno in mezzo, noi forse stiamo in mezzo, ci sono delle persone che stanno in mezzo e ci stanno con dei ruoli, ma che cosa fanno? Ci possono aiutare? Come ci possono aiutare? Come le vediamo noi? Abbiamo lanciato anche un hashtag per partecipare e vi abbiamo consegnato un foglietto perché oggi pomeriggio ci interessa anche conoscere la vostra opinione a questa domanda e alle riflessioni che verranno fuori dopo. Questa è proprio l'ultima slide. Io vi ringrazio. Grazie. Non era vera quella roba della televisione. E lascio parola e microfono a Edoardo Danieli che farà moderatore per questa tavola rotonda. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, è molto curiosa l'ultima domanda, la domanda che ci ha posto Francesco, perché nell'epoca della disintermediazione siamo a chiederci chi c'è in mezzo. E anche questo credo che segnali un pochino l'importanza dell'incontro di questa sera, perché stare in mezzo, non lo so, forse non è una cosa positiva, dopo lo chiederemo anche alle agenzie, è un ostacolo chi sta in mezzo. No, in questo caso chi sta in mezzo è un collettore, è chi fa andare, chi fa congiungere questi due punti che Francesco ha così bene indicato nelle sue slide. Io vi farò perdere pochissimi secondi, anche perché siamo già in colossale ritardo. Credo, do una piccolissimo contributo alla serata, ma mi pareva importante farlo proprio per la cosa importante che ha detto Francesco, siamo qui per incontrarci. Credo che sul lavoro si giochi gran parte dell'innovazione del nostro paese. Questo è un paese che è stato detto è alle prese con una crisi, anche se moltissimi osservatori ormai non credono più alla crisi, che di per sé è una cosa passeggera, momentanea. Sono troppi anni che c'è questa situazione, che è una situazione con la quale dovremo cominciare a convivere in scenari che non sono gli stessi nei quali abbiamo convissuto fino adesso, nei quali abbiamo convissuto le generazioni precedenti e nel quale siamo costretti a far crescere le generazioni future, ma questo è un problema mio di babbo, quindi voi fatene sicuramente a meno. E il lavoro è fondamentale nella costruzione di questo futuro. Ci siamo divisi. Io ho qui una collega che mi sorride, orrendamente divisi sul lavoro in questo paese e facciamo fatica a cogliere le opportunità di futuro. Il fatto che agenzie di formazione, agenzie per il lavoro si mettano insieme questa sera per tracciare percorsi che possono essere fatti per uscire da questo non futuro, credo che sia importante e da sottolineare. Fine.
vi dico soltanto chi sono i nostri ospiti e come è organizzata la serata. Dunque, Francesco Vernelli l'abbiamo sentito, lo ringraziamo che ha fatto gli onori di casa. Nella nostra scaletta abbiamo Sabrina Dubini di Stao, alle quali compete un attimo fare il quadro insieme di questo incontro e soprattutto qual è la nostra finalità, il nostro goal di oggi. Giulia Rosolen invece racconta lo scenario attuale, il ruolo delle agenzie per il lavoro, e credo che sia l'intervento, diciamo, non più importante, perché non è giusto. Comunque è quello che, per quanto mi riguarda, quello che ci offre più spunti per la costruzione del futuro di cui dicevamo prima. Come nel cambiamento del lavoro il ruolo dell'agenzia è fondamentale. Come si sta configurando? Dal caso generale passiamo al caso specifico, all'esperienza di chi sta in mezzo, di chi lo fa come Nicola Vulpinari, che parla di Randstad in particolare, e di Alessandro Capotondi, che invece è lo storytelling, e questa è un'altra bellissima parola di questa epoca, ci racconta però, perché nella narrazione c'è anche la capacità di crescere di una persona, che cosa cos'è la sua esperienza di account per Randstad. Facciamo un breve giro di interventi, la seconda parte è dedicata a voi, agli hashtag, alle parole chiave che vi vengono in mente con cui confrontarvi, e poi chiudiamo con un'offerta formativa di Stao legata alle agenzie per il lavoro. Io credo di avervi già annoiato abbastanza, cedo il microfono a Sabrina Dubini. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io più che darvi il contesto generale vi dirò un po' perché abbiamo voluto, noi Stao, assieme a Randstad e ad Adapt, questo incontro. Ci siamo resi conto che sul tema delle APL, poi man mano che parleremo capirete anche perché, ci siamo resi conto che si creava, al momento in cui cercavamo di avvicinare anche i giovani, nuove generazioni a questo tema, una velata diffidenza, in alcuni casi neanche troppo velata, proprio sul tema. Ci siamo chiesti perché anzitutto fossero così poco conosciute nel nostro contesto. È vero che è un fenomeno che risale a 16 anni fa, per cui non è relativamente ad altri paesi europei troppo consolidato, però è anche vero che probabilmente c'è una storia che riguarda anche queste agenzie, queste strutture, queste istituzioni all'interno del mercato del lavoro, che ha fatto sì che poi si creasse un po' di ambiguità anche un po' sul loro ruolo. È anche vero che le APL sono oggi, le agenzie per il lavoro, sono non tanto in mezzo come vedevamo prima, ma forse ancora di più al centro di un turbinio di cambiamento. Se noi parliamo di cambiamento di paradigma del mercato del lavoro, cambiamento a livello diciamo proprio di generazione, anche nuovi lavoratori, nuovi ragazzi che si affacciano al mercato del lavoro, ci rendiamo conto che queste agenzie si trovano proprio al centro di una trasformazione epocale. Un po' perché con tutto quello che sta accadendo, poi con Adapt avremo modo di vederlo più in dettaglio, la funzione stessa di queste agenzie sta cambiando, quindi chi ha un'idea diciamo un po' all'origine di queste istituzioni probabilmente dovrebbe essere aggiornato un po' su quello che adesso si chiede a queste agenzie e che cosa andranno a fare. E poi legato a questo c'è tutto il panorama del cambiamento del mondo delle imprese, quindi nuovi modelli organizzativi, nuove competenze richieste. Siamo ormai in un mercato che non possiamo più definire né locale né nazionale, né è un mercato aperto a 360 gradi. Prima la foto delle automobiline che sono in corsa era molto emblematica. Siamo tanti a correre per uno stesso posto, per una stessa situazione, siamo tanti a correre un po' in giro, a volte senza direzione. Non è più pensabile a strutture anche di inserimento lavorativo che garantiscano qualche cosa, perché o per consolidata esperienza o competenza, le stesse competenze. Noi che siamo una scuola di formazione, una business school, ci rendiamo conto che siamo costretti ogni anno, ma addirittura ogni 6 mesi, a cambiare e a innovare modelli formativi, perché le competenze che ci chiedono le aziende cambiano di ora in ora. Allora, dico questo e poi mi taccio, perché in realtà preferirei che fossero un po' loro a raccontare questo. Abbiamo cercato un incontro, abbiamo detto con Francesco, che fosse anche un po' scontro,
perché ci siamo detti, se non cresciamo un po' di conoscenze, di competenze, quindi se non mettiamo a nudo quelle che sono le domande che stanno dall'altra parte e anche un pochino di risposte che possono venire da altri soggetti, non arriveremo mai a crescere anche come, come conoscenza e soprattutto a vincere un po' quella diffidenza che adesso verificheremo alla fine di questa serata e di questo incontro, se poi vale la pena demolire o no. Quindi il mio auspicio, l'auspicio della nostra realtà, della nostra scuola, è quella di sicuramente fare un po' di cultura su questo argomento. Questa è la nostra mission, la mission di Stau, cioè di divulgare il più possibile cultura imprenditoriale, cultura d'impresa e in questo caso assumere un po' un atteggiamento e anche un'opinione che sia il più possibile, diciamo, aperta a confronti su questo tema particolare, che ripeto è molto scottante ma è anche molto attuale. Se ne discute, diciamo, prima all'interno delle famiglie stesse, all'interno delle università, in tutti gli ambienti in cui ormai il problema lavorativo sta assumendo delle dimensioni, insomma, veramente importanti. Io passo la parola direttamente. Giusto per presentarla, Giulia Rosoli, ricercatrice di ADAPT, che adesso ci dirà anche che cos'è, e le agenzie per il lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Io presento brevemente ADAPT, che è un'associazione fondata nel 2000 da Marco Biagi. Ci occupiamo di fare ricerca in particolare sulle relazioni industriali, sul tema delle relazioni industriali, con un'ottica il più possibile votata a cercare di mettere insieme le esperienze, le migliori esperienze internazionali ed europee, per cercare di dare un contributo in termini propositivi sulla costruzione di quello che dovrebbe essere il mercato del lavoro del futuro. Io questa sera sono molto felice di essere qui, perché ci occupiamo di quello che è proprio il futuro del mercato del lavoro, di iniziative e di opportunità che possono veramente segnare un nuovo modo di inserirsi nel mercato del lavoro, con iniziative molto legate alla formazione. La formazione forse è proprio la chiave che può consentire maggiormente al nostro paese di progettare un futuro di crescita e di sviluppo, puntando soprattutto a quelle che sono le energie che più contano, che sono quelle dei ragazzi. Nell'introduzione io mi sono segnata delle parole. Si parlava di crisi, si parla di cambiamento, ma si parla di futuro. Il contesto in cui viviamo a livello di mercato del lavoro è un contesto in questo momento molto particolare e molto difficile. Secondo i rapporti internazionali che sono usciti da qualche settimana, nel mondo ci sono 75 milioni di ragazzi che non hanno un'occupazione, 7 milioni di questi sono in Europa e 2 milioni e mezzo sono, si stima siano in Italia, ragazzi che non studiano, ragazzi che non lavorano e che spesso hanno anche smesso di cercare un'occupazione. Si tratta di una situazione assolutamente drammatica, ma una situazione dalla quale è necessario uscire, proprio perché è il futuro del nostro paese che ci impone cercare di dare delle risposte a questo problema. Ci si è interrogati moltissimo su quelle che potessero essere le risposte a questo problema e a livello europeo da anni si è iniziato ad ipotizzare delle strategie, dei programmi per riconoscere ai giovani delle opportunità, cercando di capire quali fossero le strade per rispondere in maniera più adeguata ai nuovi bisogni del mercato del lavoro e allo stesso tempo alla crisi. Una di queste risposte, di cui si parla tantissimo, soprattutto ultimamente nei giornali, anche in televisione, è questo programma che si chiama Garanzia Giovani. Garanzia Giovani è un programma che nasce proprio dall'Europa. Se ne è iniziato a parlare l'anno scorso, il nostro governo da luglio dell'anno scorso appunto ha iniziato a mettere in piedi un programma di costruzione anche nel nostro paese di questo programma. Di che cosa si tratta? Si tratta di un insieme di misure che l'Europa chiede a tutti gli stati europei di mettere in atto per cercare di dare delle opportunità ai ragazzi. La raccomandazione europea dalla quale questo progetto origina richiede agli stati di riconoscere a tutti i giovani
che non abbiano compiuto, per quanto riguarda l'Italia, 30 anni. In realtà negli altri stati europei, dove c'è una struttura diversa del mercato del lavoro, si parla di ragazzi che non abbiano compiuto i 25 anni, un'opportunità di formazione o di ingresso nel mercato del lavoro entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione, ovvero dalla fine del percorso di studi, quindi dalla fine del liceo, della scuola superiore, dell'università. Un tempo dato quindi per dare delle risposte. In realtà si è molto parlato di questa politica europea come di una politica contro la disoccupazione, una politica volta a creare nuovi posti di lavoro. Questa informazione è corretta, ma solo parzialmente. In realtà la politica europea ha un obiettivo, quello di creare e dare opportunità di occupabilità ai ragazzi, cioè dare loro gli strumenti perché possano cercare un lavoro, perché si riattivino e cerchino una loro una posizione, una propria identità all'interno della società e all'interno del mercato del lavoro. Quindi l'obiettivo reale, e si legge spesso ripetuto come concetto nella raccomandazione europea, è la necessità di attivare le persone, la necessità di farle partecipare, e gli strumenti per creare questa partecipazione sono chiaramente il lavoro e la formazione. Al centro di questo programma ci sono in particolare due strumenti, uno strumento l'apprendistato e un altro strumento sono i tirocini, ma il ruolo fondamentale è giocato da quello che è il placement, cioè le dinamiche intermediative. Uno dei problemi più grossi del nostro paese è dato proprio dalle grosse difficoltà che ci sono a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Con questo obiettivo il programma europeo cerca imporre agli stati una strategia che in Italia fa fatica in realtà a radicarsi, ma si sta costruendo moltissimo in questo senso. Chiede agli stati europei di incentivare tutti gli operatori del mercato del lavoro, insieme alle scuole e alle istituzioni, di fare rete. La prima cosa che la raccomandazione europea chiede è stringete partnership, fate rete, mettete insieme il più possibile soggetti impegnati nel mercato del lavoro, nella scuola, per cercare di dare delle risposte. Si tratta di una sfida universale, una sfida importantissima, quindi è importante giocare tutti dalla stessa parte, perché il risultato è importantissimo. E in questo senso le agenzie per il lavoro, che sono degli operatori privati che si occupano di favorire appunto l'incontro della domanda e l'offerta, giocano un ruolo fondamentale nell'attuazione di questo programma europeo. L'ha capito bene anche il governo italiano, finalmente, perché le agenzie per il lavoro, seppure svolgano un ruolo importantissimo sia dal lato della domanda che dell'offerta di lavoro, perché fanno incontrare i lavoratori e fanno incontrare le aziende, sono spesso ancora poco conosciute dai giovani, poco ancora forse conosciute in tutte le loro potenzialità anche dalle stesse aziende, perché Marco Biagi, che è il professore che poi ha fondato l'associazione di cui faccio parte, quando nel 2003 ha scritto quella legge che ha riformato il mercato del lavoro, ha voluto riconoscere a questi operatori un ruolo importantissimo, li ha messi proprio al centro del mercato del lavoro. Le agenzie per il lavoro svolgono tutte le funzioni volte a far meglio funzionare le dinamiche del mercato del lavoro, quindi una funzione di intermediazione, di migliore incontro tra la domanda e l'offerta. Poi possono essere datori di lavoro perché attraverso la somministrazione conoscono opportunità di lavoro, fanno politiche attive, cioè attraverso l'outplacement riconoscono e danno opportunità di riorientare le proprie scelte professionali, fanno selezione, cioè presidiano tutte quelle funzioni che sono fondamentali perché il funzionamento del mercato del lavoro sia fluido. Quindi immaginate quanto può essere importante all'interno di una politica che guarda i giovani e che guarda al placement il loro ruolo all'interno appunto della garanzia giovani, sotto tantissimi punti di vista. Il primo anche della diffusione e del fare sistema attraverso tanti attori, perché riescono già nel lavoro che fanno tutti i giorni a mettere insieme due componenti che spesso fanno fatica a dialogare, i lavoratori e le aziende.
Ecco, io credo che questo programma europeo sia anche una grande occasione per provare a costruire un dialogo nuovo, per costruire un futuro diverso per il nostro paese, un futuro diverso per il mercato del lavoro e per potenziare strumenti che ancora funzionano troppo poco da noi rispetto a quanto funzionano e quanto producono risultati molto positivi negli altri stati. Mi riferisco in particolare all'apprendistato e ai tirocini, che sono i due strumenti che appunto il programma europeo guarda come gli strumenti principali per far entrare i giovani nel mercato del lavoro. Perché sono due strumenti fondamentali? Perché consentono di tenere insieme due aspetti importantissimi, che sono la formazione e il lavoro. Attraverso questi strumenti si dà ai ragazzi l'opportunità di formarsi lavorando. Il tirocinio è un'occasione, un'opportunità per farsi conoscere, per entrare nelle aziende, formandosi. L'apprendistato è un contratto di lavoro che consente un percorso molto più lungo, normalmente di 3 anni, per entrare appunto nelle aziende con un progetto formativo che viene definito e strutturato con degli obiettivi che devono essere raggiunti e a cui si arriva come? Attraverso il lavoro, perché il lavoro è uno strumento per formarsi, è una delle modalità che più creano le competenze, cioè aiutano a formare delle competenze, perché attraverso il fare che normalmente si riesce meglio ad apprendere, soprattutto con alcune forme di apprendistato che nel nostro paese ancora si conoscono molto poco, che sono l'apprendistato di primo livello, l'apprendistato che consente anche ai ragazzi giovanissimi lavorando di acquisire un diploma, una qualifica professionale rivolto ai ragazzi dai 15 ai 25 anni, anche per conseguire un titolo di studio, proprio quello legato ai percorsi professionali, c'è questo strumento che consente di lavorare allo stesso tempo di formarsi. Poi c'è l'apprendistato detto di terzo livello, quello collegato all'università, si può formarsi, acquisire un master, un dottorato di ricerca, un titolo di laurea lavorando. Questi sono gli strumenti che veramente possono contribuire a cambiare un po' anche la percezione di quello che è il mercato del lavoro e soprattutto la formazione. Da questi strumenti dobbiamo partire anche per costruire quella che è la garanzia giovani, questo programma europeo, appunto creando sinergie e cercando di coinvolgere senza alcun tipo di pregiudizi, ma guardando molto l'apporto che possono dare operatori quali le agenzie per il lavoro, che appunto sempre di più sono presenti nel mercato del lavoro, riescono a dare opportunità di inserimento qualificato ai giovani attraverso strumenti quali anche l'apprendistato, perché dal 2011 le agenzie per il lavoro, oltre a poter assumere in somministrazione, che significa, poi lo spiegheranno molto meglio i colleghi di Randstad, possono assumere anche in apprendistato i giovani. Che cosa succede? Succede, e poi forse ve lo spiegheranno meglio loro, che un'agenzia per il lavoro può assumere un giovane, un ragazzo con un contratto di apprendistato, costruire poi con le aziende dei percorsi di formazione e garantire sostanzialmente lo sviluppo di un progetto formativo parametrato su quelle che sono le caratteristiche della persona, dell'apprendista, e quelle che sono le necessità di formazione delle imprese. Si costruisce così un percorso dove il ruolo delle agenzie per il lavoro va a garantire l'effettività di un percorso di formazione sia per l'azienda che per il ragazzo, svolgendo un ruolo importantissimo, perché riescono anche qui a far dialogare due realtà che spesso fanno fatica a comunicare. L'apprendistato funziona poco nel nostro paese, anche perché, si è detto spesso, manca l'anello di congiunzione, cioè quel motore che riesce a far funzionare veramente la formazione, alleggerendo allo stesso tempo le aziende di quelli che sono gli oneri burocratici legati all'apprendistato. Ecco, questa è soltanto una piccola panoramica su quello che è il programma europeo, su quello che potrebbe essere il ruolo delle agenzie per il lavoro all'interno di questo programma. Poi, se ci dovessero essere delle domande, sarà l'occasione anche per approfondire tutti questi temi. Siete dei relatori meravigliosi, perché
rendete del tutto inutile la mia presenza, nel senso che adesso dovrei lanciare Randstad, ma credo che niente di meglio di quello che è stato detto fino adesso vi chiamo in causa. Per le domande mi fate avere qualcosa, aspettiamo la fine del giro ovviamente, ma se intanto qualcuno mi vuol far avere, benissimo, cominciamo a segnare. Benissimo, cominciamo a segnare le domande. No, chiedo scusa se non rispondiamo subito, finiamo un attimo il giro magari, io volevo soltanto lanciare che chi vuole fare le domande intanto o mi fa avere un bigliettino o mi fa qualche cenno. 29. Ci arriviamo subito, signora. Mi dispiace se intanto finiamo. Dicevo che il lancio perfetto l'avete avuto, perché non solo siete in mezzo, ma siete stati pesantemente chiamati in causa per avviare. Sono tante domande che vengono dall'intervento di Giulia, perché affidare la formazione alle APL viene da chiedersi gli agenti di formazione per il lavoro, quale sarà il loro ruolo. Ma questo lo vedremo dopo, c'è l'intervento programmato, Nicola Vulpinari ci parla di Randstad a sto punto. Che cosa fate? Hai un microfono, sì. Quindi, prego. Funziona? Direi di sì. Se non mi dispiace mi alzo in piedi così manchisco. Ok. Allora, intanto grazie agli organizzatori per l'opportunità di essere qui oggi, grazie a tutti i colleghi e partner con i quali abbiamo deciso di organizzare questo evento. Sono poche slide, quindi non vi voglio annoiare. Brevissimamente vi parlerò un po' di Randstad, chi è Randstad. Personalmente io lavoro in questa azienda da 8 anni e mezzo, ho iniziato con uno stage, visto che si parla di giovani, ma non solo, assolutamente. Ho iniziato con uno stage dopo il percorso universitario e successivamente ho avuto l'opportunità di iniziare il mio percorso lavorativo in azienda. Poi conoscerete anche il collega Alessandro Capotondi che vi parlerà nello specifico della sua esperienza. Ok, Randstad è un nome un po' strano, molti non lo pronunciano proprio bene. Comunque, noi siamo un'azienda olandese, una multinazionale olandese, che opera nel settore delle risorse umane dal 1960, okay? Quindi con una storia lunga, più di 50 anni, proprio perché in altri paesi le società private che si occupano di servizi per le risorse umane sono nate molti, molti anni prima rispetto all'Italia. Siamo presenti in 41 paesi con 4.500 filiali, 30.000 dipendenti fissi, quindi 30.000 persone che lavorano ogni giorno come dipendenti Randstad, come nostri colleghi, e 500.000 lavoratori che ogni giorno sono assunti da Randstad all'interno delle aziende presenti in tutto il mondo. Questi sono alcuni numeri su di noi, non vi voglio annoiare, quindi andiamo avanti. Ok, in Italia. Come vedete, Randstad arriva in Italia qualche anno dopo il nostro anno di fondazione, nel 1960. Arriviamo nel 1999 perché, come diceva prima Giulia, le agenzie per il lavoro in Italia hanno una storia alquanto recente. Quindi la legge 3/1996 permette a società private di... le vecchie società di fornitura di lavoro temporaneo di operare in questo settore e di occuparsi di somministrazione di lavoro. Noi arriviamo nel 1999, piano piano iniziamo la nostra storia in Italia. Abbiamo circa 200 uffici presenti in tutto il territorio nazionale, qualcuno di voi magari sarà entrato anche in contatto con noi. 13.500 persone ogni giorno lavorano per Randstad nelle aziende del territorio nazionale. Quindi sono molti, sono pochi. Stiamo lavorando e lavoriamo tutti i giorni per far sì che le opportunità per le persone possano aumentare. Ok, mi interessa farvi spiegarvi un pochettino di più di che cosa ci occupiamo quotidianamente. Ok, storicamente le vecchie società di fornitura di lavoro temporaneo si occupavano di somministrazione di lavoro.
punto. Quindi, banalmente, un'azienda ha necessità di una persona, due persone, tre persone, chiamava la società di fornitura di lavoro temporaneo che, in base ai propri database, in base alle caratteristiche del profilo richieste dall'azienda, cercavamo di creare il perfect match, o comunque il punto di incontro, di essere punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La persona andava a lavorare all'interno dell'azienda per 1, 2, 3 mesi, 4, 5, 6 mesi. Come dipendente Randstad, ok? Quindi questa è la somministrazione di lavoro. La persona non ha nessuna trattenuta sulla busta paga per il nostro servizio, il nostro rapporto economico è con l'azienda. La persona viene inserita e matura gli stessi diritti di un dipendente diretto dell'azienda. L'unica differenza è che il datore di lavoro non è l'azienda stessa, ma è l'agenzia per il lavoro. Fino al 2003, fino alla legge Biagi, questo era l'unico servizio che veniva portato avanti dalle società di fornitura di lavoro temporaneo. Con la legge Biagi diventiamo agenzie per il lavoro e iniziamo ad occuparci di diverse tipologie di attività. Quindi ci specializziamo, diventiamo sempre di più un punto di riferimento e per i lavoratori, come speriamo di esserlo sempre di più, e per le aziende che possono contare sull'agenzia per il lavoro per diverse tipologie di servizio. Quali? Questa parte qui, quindi staffing, in-house, specialties, parliamo di servizi legati alla somministrazione. La parte più legata al professional, parliamo di servizi di ricerca e selezione, specifici per profili sopra determinate tipologie di retribuzioni annue lorde. Tutta quella parte in verde, che è Randstad, HR Solutions e Outplacement, sono tutti quei servizi con i quali vogliamo andare a lavorare insieme alle aziende sulla formazione dei lavoratori e anche sul supporto attivo alla ricollocazione delle persone. Partiamo dalla formazione. Noi possiamo erogare diverse tipologie di formazione sia su lavoratori disoccupati, utilizzando i fondi Formatemp, che sono i fondi dell'ente di formazione per i lavoratori temporanei, sia possiamo erogare formazione sui dipendenti diretti dell'azienda. Quindi l'azienda può chiedere a noi un supporto nell'organizzazione di interventi formativi, sia formazione tecnica specifica, sia formazione più generale. Ok. Outplacement. Ok, non so, quanti di voi non conoscono questa parola? Non conoscono questa parola. Ok. È una tipologia di servizio che nasce negli Stati Uniti. Quando ne parlo in azienda con i nostri referenti aziendali, molto spesso mi dicono: ah, quindi voi fate quello che fa George Clooney nel film Tra le nuvole? Non so se l'avete visto. La risposta è no, nel senso che noi non andiamo in giro per le aziende a licenziare le persone, non facciamo questo. Outplacement è un'altra cosa. Outplacement è un servizio di supporto alla ricollocazione. Quindi nel momento in cui un'azienda si trova a dover fare delle riduzioni, purtroppo, come abbiamo visto in questi anni, sia di più persone sia individuali, noi siamo gli specialisti che arrivano e cercano di dare supporto alle persone in uscita, dando tutti quegli strumenti che possano essere funzionali alla persona, alle persone, per reimmettersi nuovamente all'interno del mercato del lavoro. Ok? Quindi questo è quello che facciamo. Randstad HR Solutions e la parte di outplacement sono le parti sulle quali stiamo continuando ad investire sempre di più. Stiamo inserendo delle persone, stanno entrando nuovi colleghi all'interno della famiglia Randstad. Ormai siamo circa 1000 dipendenti in Italia. Questo perché? Perché vogliamo essere in grado di dare le risposte a voi, le risposte alle aziende che necessitano dei nostri servizi. Giulia prima parlava della garanzia giovani. Garanzia giovani è una grossissima opportunità. È un'opportunità per cosa? Un'opportunità per fare rete. Quindi se siamo qui oggi è per fare rete, ma non perché va di moda dirlo, okay? Perché è una bella espressione. No, l'obiettivo è quello di cercare degli strumenti concreti per riuscire a fare rete. Lancio una sfida, il prossimo dibattito possiamo pensare di
di far partecipare anche un'azienda che tutti i giorni si trova a dover competere su mercati sempre più complicati, si trova a gestire dipendenti magari non soddisfatti, si trova a gestire dipendenti con ammortizzatori sociali, quindi con cassa integrazione, con contratti di solidarietà, e quindi possiamo cercare di capire realmente insieme come far dialogare domande e offerta di lavoro, che penso che sia la sfida più grande per tutti noi. E di solito tendo a parlare molto, quindi se divago interrompetemi bruscamente, va benissimo. Ok, chiaramente ogni domanda è ben accetta. Bene, oggi però volevamo anche brevemente, o non brevemente, parlarvi di quello che facciamo dentro le nostre filiali. Ogni giorno noi incontriamo tantissime persone all'interno dei nostri uffici. Abbiamo visto, noi abbiamo circa 210-215 filiali. Molto spesso, tutti i giorni, incontriamo persone che sono alla ricerca attiva di un lavoro e contano su di noi per trovare un lavoro. Persone di che età? Di tutte le età. Dai 18 fino ai 62, 63, 64, con le persone alle quali mancano 2-3 anni di contributi prima di andare per arrivare alla pensione. Anticipo poi il pezzettino di intervento di Alessandro, non ne vorrai. Evidentemente, se c'è un po' di confusione, come diceva Giulia, su che cosa fanno le agenzie per il lavoro, evidentemente la responsabilità è la nostra delle agenzie per il lavoro, perché evidentemente non siamo stati in grado, non siamo stati abbastanza bravi in questi anni a far percepire all'esterno quello che possiamo fare per le persone. Evidentemente non è stata una cosa voluta, evidentemente. Però se penso a quando ho iniziato a fare questo lavoro, parliamo di fine 2005, molto spesso sentivo parlare di competizione con il centro per l'impiego, competizione con enti pubblici. E dicevo, di cosa stiamo parlando? Io penso che siamo qui, siamo la stessa faccia della stessa medaglia, non due facce, la stessa faccia della stessa medaglia, perché evidentemente se il centro per l'impiego funziona, se le agenzie per il lavoro funzionano, evidentemente ci saranno, l'obiettivo è quello di avere più opportunità lavorative per le persone. Progetto Garanzia Giovani viene ad essere interessante perché insieme possiamo supportare le persone nell'avere gli strumenti per cercare lavoro. Perché noi lo vediamo tutti i giorni, molto spesso, non solo i giovani, ma anche persone che a 40-45 anni si trovano a dover cambiare lavoro perché l'azienda ha deciso di ridurre il personale. Molte persone si trovano spaesate, non sempre hanno le corrette informazioni su come funziona il mercato del lavoro. E quindi io penso che questa è una grossissima opportunità per consolidare ancor più il fare rete. Poi dopo magari ci torneremo. In altri paesi, in alcuni paesi, in Europa, faccio l'esempio della Francia, sono molto più avanti di noi. La scuola di bilancio di competenze in Francia è molto più sviluppata della nostra. Bilancio di competenze è un percorso che, ad esempio in Francia, ogni dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di avere, per avere la consapevolezza dei propri punti di forza, dei propri punti di miglioramento e di come poter lavorare su di questi per essere più competitivo all'interno del mercato del lavoro. Parli un po' tu di quello che facciamo. Vogliamo cambiare voce. Allora, intanto mi stai bruciando le domande, quindi tu sei stato meno bravo di Giulia che invece... Però l'aspetto invece con cui ci arricchisce questo incontro, Alessandro, è proprio quello dell'esperienza. E all'interno di queste parole, di cui facciamo anche certe volte fatica a comprendere pienamente il senso, il tuo percorso, quella che è stata la tua strada. Intanto buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qua. Alessandro Capotondi, lavoro in Randstad da circa 2 anni e mezzo e sono qui per raccontarvi un po' quella che è stata la mia storia in Randstad
il mio percorso e quello che c'è dietro l'account a 360 gradi. E post laurea, quindi aprile 2011, laurea in economia, mi sono messo un po' come tutti i giovani alla ricerca del lavoro, le varie iscrizioni a tutti i portali, siti, iscrizioni alle agenzie, e poi ho visto questo annuncio che Randstad sulla filiale di Fano stava cercando uno stage. Mi sono iscritto, ho fatto un primo colloquio con la mia attuale collega, e un secondo colloquio con il mio responsabile, e ad marzo del 2012 è iniziata la mia avventura, il mio stage in Randstad. Al di fuori capisco che non è facile comprendere tutto quello che c'è dietro l'attività di un account all'interno di un'agenzia per il lavoro. E all'inizio mi rendo conto che da esterno non me ne rendevo conto pienamente neanche io. Comunque, ecco, a marzo del 2012 ho iniziato questa avventura. Per esigenze aziendali avevo dato la massima disponibilità, mi era stato chiesto di fare un breve periodo l'account sempre sulla filiale di Iesi, poi sono stato riportato su quella di Fano, dove a luglio del 2012 è iniziato il mio tempo determinato, quindi mi sono fatto tutto l'iter, stage, 6 mesi di tempo determinato, un rinnovo di un anno con un altro tempo determinato e a dicembre il famoso tempo indeterminato. E dietro tutto questo c'è stato tanto lavoro e tanto investimento devo mettere da parte dell'azienda. Per riuscire a fare l'account manager in Randstad a 360 gradi, che comprende tutte le fasi del ciclo di selezione, c'è stato tanto investimento anche da parte dell'azienda, che ha creduto in me, ha investito in me, e per fare tutto devo ammettere che Randstad forma i suoi account in tutte le tre parti, nella parte di attività commerciale, nella parte di selezione e nella parte amministrativa. L'account segue tutto il processo di selezione. Sono io, Alessandro, che nella mia quotidianità svolgo l'attività commerciale, quindi contatto le aziende, vado, prendo l'appuntamento, mi vedo con i referenti aziendali per capire i bisogni e dove Randstad può essere di supporto all'azienda, che figure professionali stanno cercando e in che cosa, ecco, possiamo essergli utili. Torno in filiale con tutti i miei canali a disposizione, quindi portali, annunci, la ricerca nel nostro database, mi metto alla ricerca di quelle figure professionali che sono più idonee in quel momento all'azienda e colloquiamo i vari candidati, mandiamo le candidature all'azienda, fino a poi all'atto conclusivo con documenti d'assunzione, quindi tutta la parte amministrativa con contratto, fino ad arrivare ai primi giorni del mese con l'inserimento delle presenze per le buste paga. Quindi è proprio l'intero ciclo. La cosa che ci tenevo a dire e la cosa bella di questo lavoro è proprio che nella quotidianità non si fa mai la stessa cosa. Io mi trovo ad organizzarmi la settimana che il lunedì mattina, che poi già mi vedo a dovermela rivedere già a metà della prima mattinata, già alle 10, alle 11 del lunedì sono costretto a stravolgere un po' tutto, quindi è un lavoro molto dinamico, molto bello, dinamico, e la cosa bella è che tutte le mattine mi alzo e vado al lavoro con il sorriso, faccio il lavoro che mi piace fare, quindi la soddisfazione che vedo negli occhi di una persona che ricontatto il lunedì sera quando ha appena finito il suo primo giorno di lavoro e mi dice: Alessandro, sono veramente contento del posto che mi avete trovato, spero che duri più a lungo possibile e che ci sia una possibilità di rimanere qua per molto tempo, è una grande soddisfazione per me. Quindi no, ti volevo fare sì. Scusate, adesso prevale un attimo la formazione, la deformazione del giornalista. Due domande per centrare un po' di più. Quali sono le competenze che tu hai messo e che ti vengono richieste per svolgere questo ruolo? Visto che parliamo anche di formazione e di master, in questo senso. Che cosa ti è stato richiesto? Che cosa hai messo? Che cosa ti ha dato l'azienda? Intanto una piccola premessa, credo che questo master
sia molto utile, perché io ad esempio non ho avuto la possibilità di fare questo e quindi non ho avuto la possibilità di capire che questo è il mio lavoro. Quindi la possibilità è un master importante perché darà la possibilità a molti ragazzi di capire, ok, l'account è il lavoro della mia vita. Quindi io l'ho dovuto scoprire sul campo. Le competenze che ho messo sono state tanta flessibilità, perché la prima cosa è stata quella. Mi è stato chiesto, io abito a Marotta e lavoro sulla filiale di Fano, che sono quindi a pochi chilometri. Mi è stato chiesto per un'esigenza aziendale di andare a ricoprire un'esigenza sulla filiale di Iesi e mi facevo 100 km al giorno. E mi è stato chiesto, cioè, logicamente la flessibilità da parte di una persona è fondamentale. Dal punto di vista delle competenze, un po' tutto quello che gravita intorno alle tre macro aree, quindi una forte spinta commerciale, perché logicamente sul mercato è inutile dirlo, ma siamo in tanti, quindi una forte spinta commerciale, una forte attitudine nel fare le selezioni e quindi anche lì riuscire a capire le vere competenze della persona che ho di fronte e la motivazione. Io parto sempre dal presupposto, in Randstad parto sempre dal presupposto che le motivazioni in un candidato sono fondamentali ed è questo che ci chiede l'azienda. Io mi rapporto con referenti aziendali quotidianamente e loro me lo chiedono. Come l'hai vista? Come ti è sembrata? Oltre alle qualità e alle specializzazioni si chiede sempre anche un qualcosa in più. E poi, oltre alla prima di cedere il microfono a Sabrina, posso fargli un'altra domanda? La incuriosisce, voglio dire. Quindi. Scusa, sono costretta perché non ho parlato subito del master, perché aspettavo prima che l'attenzione anche si focalizzasse sul ruolo della PL e su questa realtà. Abbiamo detto che questo incontro serve soprattutto a chiarire un po' e decodificare queste realtà che poco conosciamo, poco si conoscono, poco conosce il mondo dei giovani. Io adesso mi scuso, in realtà non abbiamo definito il parco giovani, qui anche Informa Giovani bisognerebbe chiedere a Francesco cosa intende per Informa Giovani, non credo ci sia un limite di età su questo, no? Però sicuramente l'idea un pochino centrale era di porre riflettori su queste realtà ora. Adesso io mi introduco solamente per chiarire perché abbiamo scelto poi questa esperienza professionale, ve l'abbiamo presentata stasera. Effettivamente noi siamo una business school, l'ISTAO ha promosso per la prima volta in Italia un master in collaborazione con Randstad, con un'agenzia quindi per il lavoro, per andare a formare questa figura qui, è la figura che Alessandro personifica, rappresenta, in carne e ossa, abbiamo detto prima all'inizio della serata, esiste, ci sono, perché questa figura che noi abbiamo promozionato, abbiamo anche fatto molto battage, devo dire, comunicativo, per spiegare un po' che cosa vanno a fare i ragazzi che diventano account manager, non è ben chiara. Prima qualcuno diceva c'è ambiguità, c'è ancora confusione, c'è ancora molta incertezza. Non abbiamo trovato una grande adesione e partecipazione da parte dei ragazzi, e qui io devo dire anche stasera vedo effettivamente un'età media più elevata di quella che generalmente partecipa ai nostri master. Questo non vuol dire che il nostro master sia chiuso e bloccato anche al quarantenne, ci mancherebbe, sono tutti accolti e benvenuti, però vi rendete conto qual è la situazione che stiamo vivendo in Italia? Ci si lamenta con delle notizie feroci, ferali, sulla mancanza di occupazione, di occupabilità, di occasioni per i giovani anche questa sera non sono prevalentemente presenti. Quel giovane che noi abbiamo in mente, ok, è un neolaureato, è un ragazzo che può avere dai 25 ai 30 anni, vedete voi, perché poi l'età media si sposta sempre in avanti, sono sempre più quelli che ovviamente sono ancora in questo parco o parcheggio, però ci siamo resi conto che c'era un'emergenza anche per noi stessi, lavoratori e operatori del settore, di definire, cioè di far capire meglio, di far passare un po' il concetto di vieni a formarti su una figura che è richiesta. È talmente richiesta che una società come la Randstad, un'azienda multinazionale, si è messa in gioco offrendo 10 borse di studio, addirittura offrendo inserimenti di stage, perché poi è quello che ci ha chiesto. È talmente richiesta che altre agenzie ci stanno ruotando intorno per dire magari quando arriva il prodotto di questo master, perché abbiamo bisogno di ragazzi così. Allora, quello che abbiamo un pochino cercato di risolvere è anche un po' questa diffidenza nel dire ma l'agenzia poi mi chiama per essere un somministrato, che è una parola bruttissima e sembra poi di essere un prodotto sulla mensola di un supermercato. Non è questo, è una figura altamente
diciamo, in crescita ma anche competente, alla quale noi nel corso diamo la possibilità di crescere attraverso competenze che poi, se volete, andremo a vedere anche in dettaglio, e che Alessandro ha ben, diciamo così, adesso descritto in poche parole concretamente nella sua, diciamo così, mia quotidianità. Quotidianità, nella tua prestazione quotidiana. Quindi questo è un po' il senso anche, diciamo, dell'incontro. Io mi scuso, avevo bisogno di chiarirlo su questo passaggio. Come un incontro, come è stato premesso, si parla quando è il momento, non è necessario seguire le scalette. Cioè. Un'altra domanda che ti volevo fare, hai parlato, cerco nel mio database, cerco qua, la rete la utilizzate per cercare, per verificare la qualità delle persone che avete davanti? Social network, tutto quello che uno riesce a fare di se stesso in rete, lo valutate oppure no? Allora, oltre al database ci sono altri importanti strumenti, i vari annunci, LinkedIn, quindi annunci su Monster, quindi logicamente tutto quello che gravita intorno a, a internet e ai social network, sì. Però diciamo, quelli dedicati alla professione, insomma, al lavoro? Sì. Esclusivamente. L'altra domanda invece era rivolta, siccome hai aperto dicendo che le agenzie per il lavoro possono svolgere un ruolo fondamentale in questo cambio di paradigma, ti hanno risposto, credi che, come è stato detto, dal dire di fare rete a farla veramente, ci possano essere gli strumenti nel nostro paese in questo momento? Gli strumenti ci sono, tant'è vero che esperienze di rete in diverse realtà si sono già realizzate. Nei nostri territori ci sono tantissime esperienze in cui le agenzie per il lavoro hanno cooperato con le università, hanno cooperato con le istituzioni formative, hanno cooperato con i centri pubblici per l'impiego, realizzando dei progetti che hanno prodotto dei risultati importantissimi. Queste esperienze, penso a qualche progetto avviato, ho in mente in Lombardia, progetti avviati in Emilia-Romagna, in Toscana, nel Veneto, danno conto di come quando gli operatori del mercato del lavoro, gli operatori della formazione, le scuole, le istituzioni si mettono insieme, si riescono a produrre dei risultati importantissimi. Le agenzie per il lavoro sono state definite di recente dall'Unione Europea, che ha richiamato il nostro paese a fare una cosa importante, a riformare i servizi per il lavoro, definendo le agenzie per il lavoro come agenti delle transizioni. Le transizioni occupazionali sono quei percorsi, percorsi spesso difficili, per cui una persona passa da uno status, da una condizione ad un'altra. Quindi la transizione occupazionale è quella transizione che vede lo studente diventare lavoratore, che vede il disoccupato diventare occupato, che vede l'inattivo rimettersi nel mercato del lavoro. Con questi percorsi appunto di transizione, le agenzie per il lavoro svolgono un ruolo fondamentale, perché possono supportare le persone a inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. E questi reinserimenti o inserimenti avvengono spesso attraverso uno strumento fondamentale, che è quello della formazione. Cioè si cerca di formare le persone con le competenze richieste dal mercato del lavoro. Questo è uno dei problemi più grossi del nostro paese, perché c'è spesso un disallineamento tra le competenze che le persone, i ragazzi hanno, e quelle che sono le competenze richieste dal mercato del lavoro. Ecco, iniziative come questo master, come i percorsi formativi portati avanti con Formatemp, delle agenzie per il lavoro, sono esempi di garanzie giovani, sono delle opportunità per avvicinare i due mondi. Con il master che cosa si fa? Con il master si riesce a produrre selezione, poi in realtà attraverso la formazione, perché le persone che vengono formate al master vengono formate per sviluppare delle competenze che il mercato del lavoro chiede realmente, e quindi il mercato del lavoro sarà capace di riassorbire, cerca queste persone con queste competenze, investe su di loro e le forma sia con periodi di formazione formale, che sono quelli che faranno nel corso dei primi mesi del master, sviluppando quelle che sono le competenze ricercate da agenzie per il lavoro come Randstad,
come Randstad o come potrebbero essere altre, poi con un periodo di formazione che si fa proprio in azienda, che si fa nelle filiali, che si fa sul territorio, quindi mettendo a sistema quello che è quello che si è imparato prima a livello formale. Quindi con iniziative come questo si possono effettivamente porre le condizioni perché anche il nostro mercato del lavoro diventi effettivamente più dinamico, le competenze non vanno disperse in questo caso, ma vanno assolutamente tesaurizzate, cioè si va a formare quello di cui il mercato ha bisogno. Nel nostro paese spesso ci sono posizioni di lavoro aperte e non ci sono delle persone che sono capaci di coprire quelle posizioni lì. Quindi il ruolo della formazione e di una formazione realizzata sulla base di quelle che sono le esigenze del mondo produttivo è fondamentale. Occasioni come queste sono occasioni per riallineare quei due segmenti che fanno spesso fatica ad incontrarsi, quindi per guidare le transizioni delle persone la formazione è sempre lo strumento più adeguato. Non so se ho risposto. Mentre io aspetto sempre i vostri interventi, mi consentite di chiedere una cosa a Francesco Vernelli, visto che è il nostro padrone di casa. Abbiamo sentito che non c'è Francesco, che non c'è contrasto, com'è che hai detto una parola, fra le agenzie per il lavoro e... Siamo la stessa, dovremmo essere siamo della stessa, brava, la siamo, stessa faccia siamo, della stessa medaglia. È proprio così? Grazie. Io penso questo, che non sia l'ottica giusta di vedere la questione. Mi spiego meglio. Già il porre la questione come che ruolo differente abbiamo dentro questo contesto mi fa un po' pensare al fatto che uno fa una roba e l'altro ne fa un'altra e poi magari non ci si parla e poi magari si fanno delle cose in contrasto e via dicendo. Lo spirito con cui noi intendiamo questo servizio, poi io non posso parlare di altri chiaramente, noi ci crediamo molto, mi ha fatto piacere prima quando è stato anche ribadito, al discorso della rete, l'abbiamo messo nelle slide non solo perché fa figo nel 2014 scrivere rete, contatti, relazioni. Noi ci crediamo fortemente e vogliamo questi eventi proprio perché poi rompiamo anche le scatole dopo questi eventi dicendo guardate noi facciamo sta roba, venite, possiamo fare questo insieme, abbiamo in calendario altre attività. Credo lo spirito giusto sia, e questo lo dico sia da cittadino in quanto gestore di un servizio pubblico, sia da gestore di un servizio del genere, lo spirito giusto sia capire quali sono le questioni in comune e quindi per me in questo campo, in questo settore, capire come portare un ragazzo con le sue competenze a venderle nel miglior modo possibile nel mondo del lavoro. Allora, se la prospettiva è questa, noi siamo partner. A loro, a voi, l'idea di capire questa filosofia, mi viene da dire, e essere abbastanza intelligenti, qualche volta scaltri, da poter utilizzare questi servizi nel modo migliore e nella maniera che vi è più conveniente. Dovete farvi un po' gli affari vostri, nel senso buono. E uso il termine affari perché il lavoro oggi è anche una questione molto forte di competizione. Io ieri parlavo con dei ragazzi e cercavo di spiegargli questo. Ragazzi appena usciti dall'università, voi avete davanti un mercato del lavoro che non ci sono dei posti liberi in cui voi potete andare a mettere la vostra schiena. Ho usato un altro termine ieri, per farmi capire meglio. Una parte principale della schiena. Ma c'è un contesto in cui probabilmente ci sono delle esigenze, dei bisogni. Voi dovete capire quali di quei bisogni diventano opportunità e a quali di quei bisogni riuscite a dare una risposta. E per farlo, più competenze avete e più risposte potrete dare. Perché il tempo in cui, almeno questo secondo me, in cui ci sono dei posti liberi di lavoro, qui da noi mi sa che non verrà più. Cioè non ci saranno più dei posti liberi e quindi chi arriva prima ci mette sempre quella famosa schiena e da lì sta tranquillo. Ma io lo vedo come
meccanismo molto in movimento che francamente anch'io, che sono nato negli anni 70, faccio fatica qualche volta a capire, ma che mi sforzo di capire per vedere come posso reagire meglio. Altrimenti l'idea è che c'è un carrozzone che passa, che mi sta per travolgere, io rimango lì perché pensavo che c'era posto anche per me, però non c'è, e adesso che faccio? Basta, perché anch'io sono abbastanza logorroico. Nicola, scusa. Ah, prego. Il mio intervento era proprio in quest'ottica, tutti insieme dare la consapevolezza, dare degli strumenti in più per far sì che sempre più persone possano ricercare attivamente lavoro, e quindi la ricerca attiva passa dalla consapevolezza delle proprie competenze e anche dei propri punti di miglioramento, come ho detto prima. Quindi questo per me è fare rete, che è lavorare per lo stesso obiettivo, che è quello, si dice, mettere il lavoro al centro. Questo motto penso che si metta il lavoro al centro per il nostro pezzo, poi qualcun altro deve evidentemente prendere altre decisioni. Lavoro al centro, adesso ci torniamo, però io vorrei fare una premessa: c'è qualcuno che vuole intervenire? Posso fare un'altra domanda, quindi. Scusami. Ah, no. Scusa. Io per 3 anni diciamo adesso sto facendo un consorzio, sto rimettendo in gioco magari per fare un lavoro in ambito sociale. Proprio per io, anche altre persone, magari a livello di esperienza, magari anche se interinare quanto nel lavoro sociale, magari non prendere contatto con qualche tipo come il dire sociale, soprattutto. Chiedo scusa, prendere contatti in che senso? Con chi? Cioè, come vuoi prendere contatti con le vite? Sì? Potrei prendere contatti anche con le cooperative sociali che cercano osso, lo facciamo, nel senso che noi chiaramente cerchiamo il più possibile di creare opportunità in tutti i settori. Quindi dal settore manufatturiero, settore dell'assistenza alla persona, tutte le tipologie di settore, anche perché comunque siamo un'azienda privata, quindi evidentemente più opportunità riusciamo ad avere per le persone, e sicuramente anche noi riusciamo ad avere un ritorno maggiore. Dipende molto anche da come noi siamo bravi a farci percepire all'esterno, nel senso che ci sono... Io come utente, esatto. Ci sono alcune aziende o cooperative che preferiscono non utilizzare i servizi delle agenzie per il lavoro, ci è capitato comunque di collaborare sia e di aver inserito sia OS che infermieri comunque. Anche in questo settore siamo attivi. Poi logicamente molto lo fa il cliente, la struttura. Se noi contatti li abbiamo, poi sta a loro richiederci professionalità. Però noi ce la mettiamo, le posso assicurare che dal punto di vista anche... Sì. Perché sennò diventa un dialogo, cerchiamo di coinvolgere tutti, quindi... no, è già 2 volte che ti sento dire, siamo noi che ci poniamo male, ci facciamo quasi come se fosse spontanea la domanda. Io delle agenzie per il lavoro ho una bassissima considerazione, non è vero, ma faccio l'avvocato del diavolo. Non c'è una grande considerazione, siamo partiti in ritardo nel nostro paese, siamo partiti con un collocamento statale molto forte, con una chiara impronta che ha marcato duramente anche in negativo tutta la percezione che abbiamo noi del lavoro. Sono arrivate queste agenzie che, specie all'inizio, non sempre si sono comportate benissimo, o è una sensazione mia. È successo. Siamo adesso a parlare invece di queste agenzie come strumento fondamentale. È una trasformazione, voi che dovete gestire la trasformazione siete in prima linea in una trasformazione che dovete riuscire a far capire bene, perché le resistenze nei confronti delle agenzie continuano a esserci. Ma la prima parte della tua domanda, considerazione, parte dal mea culpa. Sì, mea culpa c'è, evidente, perché
se ci sono persone che ancora pensano che ci devono pagare nel momento in cui vengono a portarci il curriculum, noi diciamo ogni volta no, assolutamente, non ci dovete dare niente, ma se ci sono persone che ancora lo chiedono, evidentemente non siamo bravi noi a far percepire il contrario, in questo senso lo dico. Io penso che rispetto a... io faccio questo lavoro da quasi 9 anni, penso che diverse cose siano cambiate in questi anni. Penso che sempre di più stiamo diventando un riferimento a livello di servizi erogati, sia per i lavoratori, per i candidati lavoratori, sia per le aziende. Io penso che ci sia il tentativo, è un grosso lavoro da parte delle agenzie. Agenzie in Italia siamo 85, quindi siamo tanti. Ci sono società e società. Ci sono società che hanno deciso di puntare molto sulla qualità dei servizi erogati. Vi faccio 2 esempi per quanto riguarda Randstad. Randstad è stata la prima agenzia per il lavoro ad essere certificata eticamente. La certificazione SA8000 indica garanzia di tutela e trasparenza in tutti i processi lavorativi e nei confronti del candidato lavoratore e nei confronti dell'azienda cliente. Altro esempio, abbiamo certificato tutte le nostre 214 filiali per i processi, quindi sulla parte di certificazione più legata al processo erogato. Mensilmente ci impegniamo a inviare i nostri clienti alle nostre aziende, clienti in questo caso il DURC, che è il documento unico di regolarità contributiva, che attesta che noi siamo mensilmente in regola con il versamento dei contributi. Quindi sembrano cose banali, però sono tutti tentativi, o comunque sono tutte operazioni da parte nostra per far capire, per porci verso l'esterno come un soggetto serio. Questa è la base. Perché soltanto se sei soggetto serio puoi erogare tutti quei servizi di cui abbiamo parlato prima. Risposto. Sì, certo, okay. Ma anche perché forse, come hai detto tu giustamente, è più una considerazione che una domanda, quindi abbiamo va benissimo. Però dobbiamo chiamare un pochino in causa anche il nostro uditorio, non tanto questa sera per questo incontro, però questo cambiamento ha bisogno anche di attori consapevoli dall'altra parte, non sempre questa consapevolezza c'è, quindi è giusto, come dici tu, chiamare in causa il fatto che vi siete posti male o poco, eccetera. Però obiettivamente questa trasformazione, che io riassumo magari male, ma per dare un'idea, di passare dalla tutela del lavoro, così come è avvenuto fino adesso, alla tutela del lavoratore, che è un po' quello che invece si vuole fare con la formazione continua, con la capacità di rendere adattabile. Poi abbiamo sentito che anche l'adattabilità è uno degli strumenti fondamentali nel mondo del lavoro. Rendere adattabile chi cerca ha bisogno di uno sforzo anche da parte di chi cerca, non soltanto da parte di chi offre. E da questo punto di vista io credo che ci sia ancora molto da fare, nel senso che le resistenze che vengono da chi a questo mercato guarda lasciando scoperte posizioni che non si riescono a coprire e invece accalcandosi su altre che non hanno sbocco, probabilmente richiede un frullato visto all'inizio, in cui bisogna coinvolgere un pochino di più loro. La domanda è: come si fa? Io? Poi sei in mezzo, comincia Nicola, però dopo coinvolgiamo tutti. Io ti posso dire quello che stiamo cercando di fare, che stiamo facendo. Noi iniziamo ad andare a parlare di lavoro già nelle scuole superiori, quindi in questo modo cerchiamo di spiegare alle persone, nel nostro piccolo, come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze più richieste al mercato del lavoro. Partecipiamo ad eventi nelle università, dove andiamo a spiegare come si fa un curriculum, che non è banale, che non è affatto banale. Come si fa un curriculum, come qualche segreto, qualche consiglio per porsi nella maniera giusta a colloquio, che non è banale nemmeno questo. Um,
questi sono tutti tentativi che secondo me, che credo abbiano un ritorno. Penso che occasioni come queste dobbiamo essere tutti consapevoli che possano aiutare. Penso che ci dobbiamo impegnare a farle in tutte le zone d'Italia, in tutte le parti d'Italia, perché ci sono alcune zone che funzionano di più, altre che funzionano meno, questo sappiamo. Beh, su questo si sta parlando. Sì, certo. Posso aggiungere una cosa? Noi vorremmo arrivare fino agli asili, vorremmo partire da lì. E ti spiego perché. Non è una battuta. Mi rifaccio al loro fondatore, che è il vostro fondatore che ben conoscete. In un'occasione di scambio di battute, io chiesi, essendo un olandese, la battuta mi viene spontanea: come mai voi olandesi siete sempre così proattivi anche nel mondo del lavoro, a partire proprio dalle iniziative imprenditoriali, imprenditive? Mi fu risposto a questa persona, che ha 90 anni ormai, ma molto attivo e dinamico, ma noi in Olanda, nelle scuole elementari, cominciamo a mettere i bambini in condizione di giocare già con uno spirito educativo di tipo imprenditoriale. Cosa significa? Facciamo un piccolo game con un portafoglio di risorse, vince non il ragazzino che ha realizzato chissà cosa, vince colui che ha coinvolto più colleghi, più ragazzi. Questa è una competenza, il teamwork, lo spirito di squadra, la collaborazione, che per esempio coltivata fin da piccola aiuta già una certa idea, aiuta a crescere in un certo modo. Dare già un senso di responsabilità sociale a coloro che poi un domani potranno mettersi in un percorso di business significa creare dei piccoli imprenditori sociali in erba. Si parlava delle cooperative, non solo in quel campo, ma anche nel campo dell'azienda proprio profit, che comincia ad avere un'idea di imprenditività e imprenditorialità utile alla società. L'imprenditore, apro una parentesi che Francesco conosce perché tenemmo insieme un incontro tipo questo sulle start-up. Essere imprenditore è una grandissima opportunità per un paese, per una nazione, per una collettività, per una comunità, perché significa dar lavoro ad altri. Cioè, quando io ho un ragazzo che decide di avviare un'impresa, ho un potenziale datore di lavoro all'interno di una comunità. Certo, devo dare gli strumenti, come dici giustamente, per tempo, perché ci arrivi poi a un percorso universitario, magari non ci arriva nemmeno, ma già si butta su questa situazione, o addirittura arriva ad un incontro poi con agenzie di questo tipo, ma con le competenze che il mercato sta chiedendo. Quando io prima dicevo stiamo progettando in tempi veramente stretti, dinamicamente, percorsi, perché capiamo che il mercato sta chiedendo continuamente cose nuove. Il concetto stesso di flessibilità non è così dato per scontato. Arrivano dei ragazzi, quello devo dire, fatemelo dire, tanto siamo in un contesto aperto, a volte anche perché le famiglie sono ancora con un'idea, una mentalità di lavoro rigido, sicuro, stabile, non si cambia per la vita, perché se si cambia, oddio, per carità, dove andiamo, non si lascia il certo per l'incerto. Ma ragazzi, noi abbiamo i nostri ragazzi, i nostri figli, che stanno già in competizione con ragazzi coetanei di altri paesi, dove ormai il concetto del mi muovo, cambio, sperimento è la norma. Allora cerchiamo un pochino, e io dico, la curiosità, intanto la curiosità, diamo ai nostri figli, a queste generazioni, la curiosità di andare a cercare informazioni. Quando io prima mi lamentavo, dicevo, vorrei vedere più giovani a incontri come questi, perché è la curiosità che li deve muovere. Già se un giovane non curioso, mi dice molto in un colloquio di selezione. E poi il passaparola, voi adesso avete partecipato qui, potete essere dei nodi di passaparola per altre situazioni, tanto si passa così anche un messaggio.
Esatto. Che, di cui parlava adesso, deve essere visto come un'opportunità in più, uno sperimentarsi in più, un accrescere le proprie competenze. Non deve essere visto come non lavoro più qua, adesso vado via, non so cosa troverò, cioè deve essere come un pezzettino in più, un valore aggiunto che io devo apprendere, almeno noi la vediamo così. Sì, raccolgo lo spunto che lanciava il ragazzo prima. Allora, due cose dovrebbero fare secondo me le scuole, gli istituti formativi, un po' tutto il sistema in realtà. Allora, la prima cosa è far capire ai ragazzi che cercare un lavoro è un lavoro di per sé e ci vogliono delle competenze per farlo. Perché non ci si può improvvisare nella ricerca di un'occupazione. Cercare un'occupazione significa prima di tutto fare un'analisi su se stessi, richiede una progettualità, richiede di mettersi davanti nel momento in cui si scrive un curriculum capendo chi si è e che cosa si vuole essere. E queste sono cose che alla nostra università, alla nostra scuola mancano, perché manca la stessa progettualità della formazione, cioè lo sviluppo di competenze orientate rispetto a quello che è un obiettivo, rispetto a quella che è la domanda di lavoro. Un altro aspetto che sottolineavi tu e che è importantissimo è quello dell'imprenditorialità. Ecco, allora, la struttura del nostro mercato del lavoro ci dimostra che se vogliamo crescere, tornare a crescere, abbiamo bisogno che si creino delle opportunità, delle nuove imprese. E la garanzia giovani, in questo senso, individua tra le diverse misure che possono essere attuate accanto agli apprendistati, accanto ai tirocini, accanto ai corsi di formazione, uno sviluppo delle capacità imprenditoriali dei ragazzi. Perché se si danno ai ragazzi gli strumenti per poter creare delle imprese, si creano dei posti di lavoro e si crea soprattutto presupposto perché il nostro paese, il nostro sistema possa tornare a generarsi, a produrre ricchezza. Il problema è che in Italia, lo testimoniano le scelte delle regioni, qui faccio un passo indietro, come funziona questo piano di garanzia giovani, torno qui. Sostanzialmente l'Italia ha ricevuto tantissimi soldi dall'Europa, 1,5 miliardi di euro. Tantissimi soldi. L'Italia ha ricevuto più soldi di tutti gli altri stati europei, proprio per i tassi di disoccupazione altissimi che riguardano i giovani del nostro paese, ma ha investito troppo poco su quella che è l'educazione all'imprenditorialità. L'Italia poi ha diviso le risorse tra le diverse regioni e le regioni hanno deciso come allocarle tra le diverse misure, dall'apprendistato al tirocinio, ai corsi di formazione, all'accompagnamento al lavoro. E se noi andiamo a vedere, uno studio del Ministero ci fa vedere come sono stati allocati i soldi, le risorse tra le diverse misure, vediamo che si è investito pochissimo sull'educazione all'imprenditorialità. Una scelta diversa hanno fatto paesi come la Spagna, dove invece, nonostante ci siano delle situazioni di disoccupazione molto gravi anche lì, si è deciso di investire tantissimo su questo, perché si è capito che stava lì il futuro. Cioè, se noi non andiamo ad investire sullo stesso tessuto produttivo, creando le condizioni perché si aprano nuove opportunità, non riusciamo a dar lavoro, perché quello che c'è al momento è poco rispetto a quella che è la domanda. Quindi investire in questo senso, già partendo dalle medie, come dicevi tu, ma ancora prima dall'asilo, è importantissimo. E quali caratteristiche deve avere l'imprenditore di domani o il lavoratore che le aziende cercano? Noi come ADAPT, e lo dice il nome stesso, che non è un caso, ADAPT richiama il concetto di adaptability, cioè adattabilità. Bisogna essere flessibili, bisogna essere dinamici, disposti a cambiare e riconvertire in un tempo velocissimo le competenze. Noi stiamo portando avanti un lavoro, un filone di ricerca, che è quello dei lavori del futuro e delle competenze dei lavori del futuro. E per farlo stiamo intervistando i direttori delle risorse umane delle più grandi realtà presenti nel nostro territorio, innanzitutto per raccontare le storie di quelle aziende che in Italia funzionano e per capire soprattutto che cosa cercano nelle risorse umane, nei giovani, di inserire al loro interno. Le tre caratteristiche che vengono più richieste sono la curiosità, la voglia di mettersi in gioco, di sporcarsi le mani, di fare gruppo, di essere generosi.
cioè di non aver paura di condividere le competenze, ma di sapersi adattare ai diversi contesti, sapersi muovere. In una ricerca che abbiamo portato avanti, abbiamo visto che tantissimi ragazzi non sono disposti a fare più di 30 km, ok, per recarsi al posto di lavoro. Questa è una cosa che va assolutamente combattuta. I nostri colleghi europei di 18-19 anni sono disposti a cambiare stato molto di più di quanto facciamo noi. Dobbiamo imparare ad essere più reattivi, a metterci in gioco senza paura di sacrificarci. Questo è lo sforzo che ci chiede il mercato del lavoro, ma anche il nostro paese, perché non può fare a meno delle energie dei ragazzi, ma i ragazzi devono tirare fuori queste energie sapendosi mettere in gioco, e le opportunità, quando ci sono queste caratteristiche, quando c'è questa volontà, ci sono. Sì, chiedo scusa però un attimo, perché rispondere è rimasto un po' indietro. Andiamo un attimo in giro, perché sennò dopo perdiamo il filo. Prima non ti ho fatto rispondere, però adesso. No. Non è un problema. Sì, la domanda era perché non iniziate dalle medie. Sì, è sicuramente uno spunto. È uno spunto che possiamo e dobbiamo cogliere. Già abbiamo iniziato un percorso da qualche anno, che è quello di comunicare in maniera diversa all'esterno, e penso che possa essere solo che consolidato e aumentato. Come? Beh, perché no? Perché no? Sentiamoci più spesso. Quello che dicevamo un po' prima, il cambiamento serve il paese, un sistema, delle persone, probabilmente uno sforzo collettivo che bisogna fare un po' tutti insieme, insomma, non si possono lasciare persone sole a dire di cambiare, di avere più spirito di territorialità, probabilmente l'intero paese deve fare questo passo avanti. Adesso mi vengono risposte, purtroppo sono banalità, è un problema vero. Qui secondo me rientra veramente un concetto molto molto ampio, nel senso una parte dei servizi offerti dalle agenzie per il lavoro ed evidentemente anche da noi sono legati a contratti a tempo indeterminato, a contratti a tempo determinato, dove viene richiesta la cosiddetta flessibilità. Se si vuole aumentare, tra virgolette, rendere più flessibile il mercato del lavoro, quindi chiedere alle persone che possano essere disposte a cambiare lavoro anche ogni 2 anni, ad esempio, bisogna però andare a lavorare su tanti altri aspetti, quindi accesso al credito, ad esempio. Se è impensabile che un lavoratore che ha un contratto di 1 anno non riesca ad avere accesso al credito. Mi spiego, se... Ok, il concetto, assolutamente, infatti quello che dico è che il concetto è molto più ampio, non basta fare una legge per risolvere un problema, ma bisogna mettersi al tavolino e ragionare su quali sono tutti gli attori coinvolti e su quali regole vanno cambiate. Non basta, ripeto, non basta cambiare una legge per risolvere un problema, tutto qua. Posso fare un'altra domanda? Sempre in vostra attesa, un'altra parola chiave. Adesso proprio gli imprenditori. Perché prima sentivamo che vi rivolgete agli imprenditori, andiamo nelle aziende, cerchiamo loro di far capire anche qualcosina. Probabilmente un po' di formazione va fatta anche per gli imprenditori. No? Si parlava di storytelling, prima c'è la famosa narrazione del CEO di Oracle che ha tutti 30.000 dipendenti, ogni volta che li assumeva diceva: e qui se la pensiamo nello stesso modo, uno di noi due è inutile e quello lì non sono io. Era un invito ovviamente alla portare differenze che costituiscono valore per un'azienda. Questo da noi ovviamente è fantascienza, nel senso che sono poche ancora le aziende che valorizzano competenze e vocazioni dei propri dipendenti. È una strada, non sono poche, sono di più di quelle che penso io. Sono sempre di più, vabbè, scusate, io sono più pessimista. E la domanda era proprio questa,
come coinvolgere anche gli imprenditori in un percorso del genere, insomma. Chi si lancia? Lei che mi dice che non è vero, no, sono sempre di più e lo testimoniano i dati e gli studi che, che vengono fatti. Sempre di più le aziende investono in formazione, e se un'azienda investe in formazione significa che ha interesse ad avere delle persone disposte a sviluppare lo spirito critico, perché è dallo spirito critico che nasce spesso l'idea nuova per l'azienda, è dagli investimenti in capitale umano che si misura la competitività di un'azienda, cioè le aziende che vanno meglio sul mercato sono quelle aziende che si sono aperte ai mercati internazionali, sono quelle aziende che hanno davvero investito sulle proprie risorse, sulle competenze del proprio personale. Investire sulle competenze significa proprio dare alle persone gli strumenti per crescere all'interno dell'organizzazione, e sono investimenti che ritornano tantissimo. Questo ce lo dimostrano tantissimi casi in Italia di aziende che funzionano e che sono molto di più di quelle che pensiamo. È molto più facile, ce lo dicevamo prima, occupare le prime pagine dei giornali con i numeri sul fallimento, sulle chiusure delle aziende, ma si racconta troppo poco la realtà positiva che c'è nel nostro paese, e questo vale per l'apprendistato, vale per le aziende che sanno stare sul mercato producendo valore. Ecco, mi è venuto in mente prima, mentre si parlava di storytelling, che è questa cosa che va tantissimo negli altri paesi europei, è nata soprattutto negli Stati Uniti, proprio come politica di raccontare gli esempi positivi per sviluppare e condividere le buone prassi perché si diffondano. Io sto studiando in questo periodo, in particolare, gli strumenti per rilanciare l'apprendistato in Italia, che è uno strumento che abbiamo visto, su cui tutti puntano, ma che continua a funzionare poco. Il governo inglese si è fatto la stessa domanda, perché nel momento in cui si è trattato di attuare la garanzia giovani, di fare una riflessione effettiva sulla disoccupazione giovanile, ha capito che lo strumento su cui puntare era l'apprendistato, che non funzionava, e si è chiesto perché non funziona. È colpa del quadro legale? È colpa delle leggi? Probabilmente no. Nel Regno Unito la regolamentazione dell'apprendistato è leggerissima, è scarsamente influenzata dalla burocrazia. E nel fare questa ricerca si è capito che quello che mancava era la cultura, perché normalmente i cambiamenti non nascono dalle leggi, né possono essere indotti dalle leggi, ma nascono dal basso, e i cambiamenti si producono facendo cultura, diffondendo. E quindi il governo inglese ha fatto una cosa molto bella, e che ha funzionato tantissimo, perché in pochissimi mesi il numero degli apprendisti, delle aziende disposte a fare apprendistato è aumentato tantissimo. Che cosa ha fatto? Ha portato avanti un'iniziativa con il The Guardian, che è uno dei principali giornali inglesi, in cui tutte le settimane veniva lasciata una pagina di spazio per raccontare, dalla parte dell'apprendista e dell'azienda, l'esperienza positiva. Cioè si dà spazio una volta alla settimana sul principale, uno dei principali quotidiani inglesi, alle storie che funzionano. In Italia questa cosa c'è troppo poco, e dovremmo imparare a farlo di più, perché raccontando le cose che vanno bene si fa capire al paese che ci sono ancora delle possibilità, che c'è ancora la voglia di investire sulle persone, e raccontando questa voglia che si stimola anche la positività. Di questo credo abbiamo assolutamente più bisogno, perché se trasmettiamo l'idea che in Italia le cose non funzionano, che non ci sono posti di lavoro, anche i ragazzi smettono di avere voglia di cercarlo, non ci credono, non credono più a nulla, e poi fanno fatica a credere che anche iniziative come quella che stiamo facendo questa sera, cioè ci sono pochi giovani, non ci credono più. Ma se vogliamo che tornino a crederci, raccontiamogli che le cose possono funzionare. Questo credo sia fondamentale. Sono pienamente d'accordo con la collega, e volevo, ecco, solo tra i dati che abbiamo passato prima nelle slide, in Randstad l'80% dei ruoli manageriali è ricoperto da persone che erano account oppure che comunque sono cresciute all'interno dell'azienda. Quindi
Randstad crede molto nelle sue risorse e cerca di formarle in tutto e per tutto. Sono tornato ieri da 2 giorni di formazione a Milano, quindi come diceva adesso la collega, il valore aggiunto che possono dare le persone che si identificano nella propria azienda, e spesso ce ne dimentichiamo, e credo che, come diceva, sia fondamentale raccontare i casi positivi, le aziende che funzionano, per non perdere l'ottimismo. Cioè, l'Italia è un paese e deve tornare ad esserlo pieno di opportunità, con un'alta qualità della vita, quindi dobbiamo tornare ad essere ottimisti e a credere un po' di più nelle opportunità che dobbiamo essere bravi a cogliere e che ci devono essere date. Posso fare una domanda? Perché è arrivata via Twitter una domanda, vi faccio questa e poi vediamo il master, così mi pare che... Alessandro Baldini, all'hashtag APL Opportunità, ci chiede se le agenzie per il lavoro possono sostituire gli uffici di risorse umane all'interno delle aziende. Chi comincia? Nicola, va, stavolta. Sostituire. Fiancare? Fiancare sicuramente sì. Tra i servizi che noi stiamo sviluppando, abbiamo sviluppato negli ultimi anni, ci sono diversi progetti di co-sourcing. Che cosa vuol dire? Vuol dire persone, nostri colleghi, nostre colleghe, che per progetti ben definiti nel tempo, che possono durare 1 anno, 6 mesi, 2 anni, 3 anni, vanno a lavorare all'interno degli uffici delle risorse umane delle aziende, supportando l'ufficio risorse umane in determinati ambiti, a seconda delle necessità dell'azienda. Quindi l'azienda che ha necessità di potenziare l'aspetto del reclutamento, l'azienda che ha necessità di strutturare un piano formativo, ma non ha le competenze all'interno per farlo. Quindi la risposta è sostituire no, affiancare sì, sicuramente sì. Stiamo facendo, ci sono delle resistenze culturali forti, perché comunque ci sono anche tante aziende che dicono no, tu sei terzo, non vieni a fare quello che io so fare già bene. Ok? Però ci sono diverse realtà con le quali lo stiamo facendo. Allora, è il grande momento del master. Ci colleghiamo a quello che dicevano loro. Mi piacerebbe far vedere, magari scorrendo le diapositive. Grazie Francesco. No, semplicemente perché adesso abbiamo parlato di competenze, abbiamo parlato di nuove competenze richieste dal mercato. Allora vi facciamo proprio vedere molto rapidamente come abbiamo trasformato queste competenze nuove richieste dal mercato in un percorso didattico. Per esempio, la figura professionale che qui adesso abbiamo descritto è una figura che esce, fuoriesce, si forma sulla base di questo tipo di conoscenze. Allora, come vedete, c'è un insieme di competenze che vengono fornite in questo percorso, competenze economiche e organizzative, perché ovviamente è una figura che andrà a interfacciarsi profondamente con quello che è il sistema impresa, deve conoscerne quindi le dinamiche, le statistiche, i comportamenti e le strutture. Poi c'è una parte importante che è dedicata proprio al mercato ovviamente delle agenzie per il lavoro, quindi si tratta di conoscere un po' quelli che sono i meccanismi anche di orientamento al cliente, il business development, l'individuazione dei bisogni delle aziende di cui si è tanto parlato anche prima, cioè devono essere figure che si vanno a interfacciare, vanno a porre anche le domande giuste, vanno anche a interpretare correttamente quelli che possono essere dei bisogni a volte inespressi o non neanche decodificati dalle aziende stesse. E poi abbiamo tutta un'area riferita ovviamente al legal, all'administration e poi all'HR services, quindi tutto quello che riguarda proprio le funzioni primarie di un'area di risorse umane. Quindi è una figura, se ci pensate, adesso questo lo sto immaginando con riferimento a chi uscirà. È vero, va a intraprendere un percorso in un'agenzia per il lavoro, ma è anche una persona che si forma profondamente e seriamente su quella che è una competenza di HR. Quindi un domani potrebbe avere, nell'ottica del
cambiamento, anche delle ottime chance, delle grandi possibilità nel mercato proprio dell'azienda. Quindi sono figure che comunque acquisiscono un innalzamento delle proprie competenze a livello manageriale. Questi sono adesso molto rapidamente, ma i moduli del master non mi ci soffermo perché poi li trovate nella brochure che viene data qui adesso distribuita. Il percorso, per dirvi rapidamente, le selezioni, l'ultima tornata di selezione l'abbiamo il 16, quindi a brevissimo giro, il 16 mattina avremo in ISTA, quindi se qualcuno di voi, come mi auguro, sarà interessato, farà da passaparola, potrà sicuramente dire che basta collegarsi al sito, registrarsi o anche presentarsi la mattina stessa. Comunque diciamo che abbiamo già ormai un certo numero di candidati, ma ci sono ancora delle buone possibilità. Quindi vi aspettiamo, questo è un po' il percorso con, diciamo prima, project work e stage che vengono messi a disposizione, sono il nostro punto di forza della didattica, quindi sono situazioni di lavoro operativo sul campo e ovviamente una chance che ci ritroviamo a offrire ai ragazzi di questo territorio, ma non solo, ma ovviamente Randsta stesso ha un occhio, ci ha detto proprio nella progettazione stessa, abbiamo concordato che sono situazioni lavorative che poi verranno prospettate tra l'altro anche con riferimento alla localizzazione geografica, quindi ecco, per quelli che non vogliono spostarsi troppo da casa c'è anche questa agevolazione in più, adesso non si dovrebbe dire per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, però se mi permettete chiudo con una, io chiudo almeno con una battuta sulla domanda anche che era riferita al cosa fare e perché è importante parlare bene, fare una buona comunicazione, perché prima si diceva sì, però mettiamo su tante imprese e poi non ci sono le possibilità, non abbiamo i soldi. Allora, è vero che il numero degli startup dimostra anche in Italia come in altre realtà che questo non è così vero. Quello che è più vero è che in realtà c'è bisogno di idee buone, più che di soldi da raccattare, di idee buone. L'idea buona nasce dalla creatività, noi la stiamo ammazzando la creatività, tanto più parliamo male, parliamo in negativo e lanciamo messaggi di questo tipo, i nostri ragazzi, ragazzini, ma ragazzi anche, non hanno nessuna voglia di mettersi a pensare e a prendere idee per lanciare qualche cosa. Quando un'idea è buona, guardate, i finanziatori arrivano, perché oggi come oggi, con una borsa che non tira, in realtà c'è proprio bisogno di investire su delle idee innovative. Quindi questa idea dell'imprenditività, che io mi permetto di declinare più sulle imprese, perché di questo che stiamo parlando oggi, non di startup, è importante coltivarla e è importante che ognuno di noi faccia la sua parte. Chiudo col discorso della rete, ognuno di noi non si deve improvvisare su un lavoro diverso dall'altro, ma si deve calare nel proprio ruolo, ma lavorare nella stessa direzione, quindi se siamo concordi e convinti di questo diamo un messaggio positivo a 360 gradi. Allora, siamo in chiusura, io ho ancora una domanda che arriva dal pubblico, sempre con l'hashtag APL opportunità. E chiede: garanzia giovani, aprendo, allargando il mercato del matching domanda-offerta di lavoro, rischia di creare un sistema complesso in cui il giovane, tra virgolette, percepisce confusione piuttosto che soluzione? Credo che sia. Allora, l'obiettivo è esattamente l'inverso, cioè semplificare le dinamiche domanda-offerta, informare i ragazzi e formarli su quelli che sono gli strumenti per cercare lavoro e far funzionare meglio le dinamiche dell'intermediazione, cioè le risorse europee dovrebbero essere investite soprattutto su questo, cioè sul far funzionare meglio le dinamiche intermediative. Quindi chi è che intermedia nel nostro paese? Intermediano i centri pubblici per l'impiego, intermediano le agenzie per il lavoro, ma lo fanno ancora troppo poco. Gli ultimi dati ci dicono che insieme centri pubblici per l'impiego e agenzie per il lavoro intermediano circa il 15% di quella che è la domanda di lavoro. Cioè, vuol dire che passano attraverso le agenzie per il lavoro e i centri pubblici per l'impiego soltanto il 15% di quelle che sono poi il totale dei posti di lavoro che vengono occupati. Tutto il resto, cioè l'incontro tra la domanda e l'offerta, nel nostro paese viene lasciato a quelli che sono detti canali informali. Cioè il placement da noi lo fanno le famiglie, lo fanno gli amici, lo fanno le conoscenze, ma questo determina tutta una serie di problematiche grandissime, nel senso che se il placement viene lasciato a questi canali,
inevitabilmente funziona male, perché le aziende non trovano il candidato giusto, cioè quello con le competenze giuste, e spesso i ragazzi, le persone non trovano il posto di lavoro più adatto a loro. Se invece si sviluppano e si fanno funzionare meglio, la garanzia giovani serve anche a questo, quelle che sono le strutture deputate a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro, ne beneficia il sistema nel complesso, perché vuol dire che le aziende trovano i candidati più giusti e quindi sono capaci di crescere, di innovarsi, di competere, e le persone sono più motivate perché riescono a trovare un'occupazione che è più in linea rispetto alle loro caratteristiche e alle loro competenze. Far funzionare meglio questa funzione significa, e scusate la ripetizione, rendere più fluido il mercato del lavoro, facendolo funzionare meglio. Questo vuole fare la garanzia giovani. Questo è, credo, l'obiettivo più importante, rendere le persone più occupabili e rendere le strutture del mercato del lavoro più funzionali, perché più vicine alle aziende e alle persone. Le agenzie per il lavoro lo sanno fare bene, lo testimoniano i risultati che hanno prodotto in questi anni, perché la loro penetrazione nel mercato del lavoro sta crescendo sempre di più, sta crescendo il lavoro in somministrazione, stanno crescendo i lavoratori tramite agenzie. L'Europa ci dice che questa è una chiave fondamentale per far riprendere l'occupazione. Se guardiamo a quei paesi europei dove il lavoro tramite agenzia, perché è così che viene chiamato in Europa, e non interinale, non somministrazione, che rimanda a delle idee negative. Agenzia interinale poi è brutto, si chiamano agenzie per il lavoro perché hanno un ruolo di favorire il lavoro, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta. Ecco, se guardiamo quei paesi europei dove ci sono gli indici di disoccupazione più bassi, dove c'è più occupazione, sono anche quei mercati del lavoro dove le agenzie per il lavoro sono più presenti, sia come datori di lavoro che come intermediari. Quindi andando ad investire di più su di loro, che si affiancano ma non si sostituiscono ai centri per l'impiego, perché fanno delle funzioni tendenzialmente diverse. Dove i servizi per il lavoro funzionano, e penso all'Olanda, penso anche alla stessa Germania, svolgono funzioni diverse, ma nella stessa rete. L'operatore pubblico si occupa, e quindi i centri per l'impiego dovrebbero occuparsi di più degli aspetti burocratici, lasciare l'operatività, la governance, lasciando l'operatività a chi è nel territorio, a chi ha il contatto con le aziende. In questo modo funziona tutto meglio. La garanzia giovani vuole essere un'occasione per sperimentare anche nuovi equilibri tra pubblico e privato. Credo che sia un'opportunità che non possiamo permetterci di perdere. Tutto qua. Bene, grazie. Io credo che siamo veramente in conclusione. C'è una domanda, prego. Sicuramente i profili più richiesti sono quelli in questo momento nella zona legati alla metalmeccanica, quindi i vari profili che possono essere dai profili specializzati, tornitori, fresatori, saldatori, per quanto riguarda... Anche fanno? Sì. Soprattutto questo, ecco, adesso nel fanese. Per quanto riguarda le occupazioni più difficili magari da collocare, vedo un po' in crisi il settore forse tessile. Vedo molte aziende, molte cucitrici magari che vengono a richiedere lavoro. Adesso sto vedendo che è un po' magari in contrazione quel mercato, mentre vedo la metalmeccanica che è magari il settore che ci richiede più professionalità. L'ultima domanda è per Sabrina, poi chiudiamo veramente, perché all'inizio parlavi di fare cultura. Questi incontri devono servire anche per fare cultura. Stasera abbiamo fatto cultura. Sì, io penso che stasera sia stato proprio un evento nella logica, nell'ottica che prima spiegava Francesco, in cui ci siamo trovati, forse per la prima volta, forse no, in stasera siamo abituati a fare questo, però devo dire, in un contesto così pubblico, anche con persone, soggetti che operano il mercato in modo
assolutamente autonomo e anche con modalità differenti, con differenti modelli organizzativi, però come dicevo prima, tutti con lo stesso obiettivo. In questo caso abbiamo messo al centro la persona, abbiamo messo al centro il lavoratore, mettiamo al centro, io ho parlato prima di studenti o giovani o comunque anche persone in cerca di riqualificazione, è la persona che conta, attorno alla quale dovrebbe poi ruotare un sistema. Come diceva prima giustamente, è il sistema che poi deve cambiare, siccome molti cambiamenti non saranno improvvisi, repentini dall'oggi al domani, abbiamo le nostre lungaggini, la nostra cultura, i nostri ritardi. Però io penso sempre che se c'è una buona volontà, anche da pochi, poi può nascere un buon esempio, una buona sperimentazione che poi diventa un po' un passaparola per altri. Questo forse credo che sia il messaggio più bello anche di questa sera. Grazie infinite, grazie a voi, è veramente tutto. Buona serata.